Il 5 gennaio torna un appuntamento ormai consolidato che è quello con il presepe vivente di Miano, ma con una grande novità quest'anno perché la rappresentazione della Natività si terrà nello scenario del Castello della Monica di Teramo. Perché? Nell'occasione... Del, del, Dell'ottavo centenario del primo presepe vivente che era stato fatto a Greccio da San Francesco, il presepe vivente del borgo di Miano si trasferirà appunto nel suggestivo scenario del Castello della Monica. Tutto questo. Eh, è dovuto anche al fatto perché a Miano c'è la ricostruzione finalmente che sta procedendo molto bene. La ricostruzione della nostra chiesa che da anni è stata chiusa per il terremoto e quindi nell'impossibilità di effettuarla là perché la chiesa è molto transennata giustamente con i lavori, quindi abbiamo pensato di volerlo fare. Ci saranno delle differenze particolari, delle novità sostanziali rispetto a quanto il pubblico è abituato a vedere solitamente a Miano? Eh sì, certamente sì, perché la location è già sua, quindi non verrà modificata in nessun modo quindi, eh, e quindi cerchiamo di rispettare sia la location e sia eh, le nostre scene che naturalmente saranno molto ridotte, molto, eh, però speriamo di dare il meglio. A che ora sarà possibile visitare il Presepe Vivente? Il Presepe Vivente sarà possibile visitarlo dalle 17 alle 20 e l'entrata sarà da Via Cavour da sopra, si scenderà, si entrerà dentro al castello che non è modificato perché è così, dobbiamo lasciarlo così, e poi si arriverà fuori dove sotto la grotta ci sarà la natività e alcune scene rappresentative.